Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del venerdì dedicato a Euro Truck Simulator 2 in multiplayer. Hi everyone, welcome to the stream. Welcome to our week stream. Today we will do our trip, Wednesday trip on ETS2 multiplayer. So now let's go. E adesso andiamo. Алло, меня слышат? Sorry. Vediamo un po' cosa ci offre il mercato del lavoro. Let's see what we can find here in Cali. €110.000. Ok, andiamo a portare delle buone cipolle in Russia. Andiamo. C'è un calo incredibile di fotogrammi in quest'area. Un bel casino. It's a big case. E queste non si muovono. Oh, guarda che... Mamma mia, è come si sono abbassati i fotogrammi, incredibile, e qui già stanno aumentando. Allora andiamoci a fare. Direbbe. Mais tu veux pas la fermer, ta gueule? LOL.
Hi everyone, in this moment I'm live on Twitch, Dub Logistica 1. Over, over. Ok mec, bon. Bon voyage à tout le monde. Ici, du sud de l'Italie, la ville bon de Napoli. À toi aussi. Merci. De la ville de Napoli. De rien, BG. Hola, Secuon, Semetro, 30 Division, Costa Mediterranea, Alicante, 30 Papa Juliet, 05, chiama, over, over. Allo, 5. 30 Papa Juliet, 05, over, over. Allora, intanto qui io devo trovare anche un distributore di carburante perché ho la necessità di fare pieno di benzina. Oh, that's hot. Mamma mia, incredibile. Sono sul server Simulation 2. Okay, sorry man, sorry. Che attualmente è il server più affollato. In this moment I am on Server Simulation 2 and it is the most populated server. Niklas, alles gut bei dir? You will find a lot of crazy driver. So, qui a Calais... scusate. Qui a Calais... Was falsch bei dir, Junge? Si trovano sempre... autisti... Sein Onkel bei dir? ...particolari. Dobbiamo girare a destra. Bist du gegen Mobbing? Mit Carsten Stahl? Hello from Italian Neapel, yeah? C'è solo questo ricordo di quel poco di tedesco che ho studiato alle scuole superiori. Yes, I got to a kick and I'm a Tish Peng, yeah? Mi dissocio. Fixen. Mach doch mit! Ja, mach ich live. Kuss wieder, Mann, ach gut. Live on Twitch, Dub Logistica, over and over. Crash me. Mamma mia. Assurdo. Mamma. Io devo andare a... Ah, mi devo mettere a sinistra. Usa. Sì. Alright no. People, it's not a race, you know. You don't need to be speeding around anywhere. Man, shut the fuck up. Drive safe, please. Meno male che siamo in compagnia. Really? It's not cool. Andiamo un po'.
buona. Back on the roads, guys! 1-2 Polizei. 3-4 Kölner. Für 6 die Strategie. 8 Göre. 7-8 gute Nacht. Bier? Oh, hallo, Niklas. Was? Hallo. Let's be honest, lads. Honking the horn isn't going to make the traffic move any faster, is it? Oh, yeah, one out of faster, and so, yeah. Ball of water. 220, you sound about 12 years old. You don't even know what a truck is, never mind to speak. Du bist ein scheiß Amerikaner. Nee, das ist ein Brite. Das ist ein Brite. Mi sa che stanno iniziando in ban e kick da parte degli. Ma ne müssen mal so scharf bremsen. Dai moderatori. Ah, ma qua c'è il semaforo. Oh mamma. Ecco perché c'è tutto questo acuto qua. E dai, passa. Live on Twitch, Double Logistica One, over, over. You idiot, idiot. Nein! Nein, nicht du! Der eine rammt mich einfach weg, der Asi. Ramm zurück! Rammel ihn! Ich muss gerade. Ich muss mich leicht schwulern. Die eine Frau aus der Level war auch schon. Da sag's mal was Neues. Digga, Navi-artig. Wissen? Ja. 7-8. Deine Mama. Gute Nacht. Ja, sehr gut. 1-2 Polizei. 3-4. Hallo, hallo, hallo. Tell me why. Hallo. Hallo. I don't know why. I never wanna hear say. Wir haben blind. Hallo. Hallo, hallo. Gut, gut, super gut. Alles super gut, gut. Sekala. Sorry, sorry, sorry. Speed and power. Mamă, te spară de capace, bă. Have a great trip, everyone. Bye-bye.
Thank you, thank you. Bye bye! Ce bye bye mă, dacă îți dau eu un bye bye, dau numai capace. Bye bye! Oh my god, bro, are you okay? Bye bye! Bye bye, tschüss, ciao! Român, român, cu preajmă. Ecco qua, siamo usciti finalmente dalla zona più trafficata. Ah, ecco qua, c'è anche un'area di servizio. Adesso facciamo rifornimento e poi andiamo avanti. So I get out of the area highly populated. There were a very strong frame drop. Now frame rate is now at a good level. Siamo a livello decente. Salutiamo Gigino. Ciao Gigino, alla prossima. Thank you so much, Gino. See you next time. Bye bye. Ah, sarà un bel viaggetto lunghino. Lungariel. Rider 3 wheel. Io guido la Pegar oltre il rotore a piaccia. Oh yes, a 100 ms. Come buono, come bella, un panino canoteo. Volevo, adesso che siamo un po' più tranquilli, volevo ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale durante la replica, a coloro che lasciano un messaggio in offline e a coloro che sostengono il canale attraverso i bit. So now that we are out of the jammed area, I want to say thank you everyone. While you follow the channel, when I am offline, when I am during my replay of the streaming, thank you so much for following the channel. Thank you so much for your message when I am offline, and as well thank you for the channel support by the bits here on Twitch. Thank you, thank you, thank you.
sarà un bel viaggio lungo questo qui, direzione Russia, ma speriamo di divertirci. So the trip till Russia is so long, so I hope we will have some fun and we will do an easy trip. Allora, come avete passato la vostra giornata? Come avete passato la vostra giornata? How did you spend your day? Please leave a comment below. Lasciate pure un commento. Sarò orgogliosissimo di rileggerlo qualora fossi in replica. Durante le ore notturne. Please leave a comment and I will be so proud reading them. Leave a message. As well, if you are watching a replay of my live stream. Thank you so much. Ecco perché non ce la facevo. Ora ho capito. Understand why the truck that was behind me was not capable to overpass me. Un po' tutti quanti o semplicemente si divertono a suonare le trombe e salutare zio Dab. Davanti a me il camion che prima mi ha fatto sudare. Tutto in diretta.
solo sul canale di Dub Logistica. All live. Only on Dub Logistica Channel. Un altro incidente. Allora, accostiamoci un attimo. Ok, sembrerebbe essere tutto abbastanza in ordine, in ordine, e quindi possiamo andare avanti. Everything's gonna be alright. Ritorniamo su strada. Andiamo avanti con il nostro mitico viaggetto, sperando di arrivare in tempo in Russia e consegnare il carico
So here we go. Here we are again on the road, hoping to join Russia soon as possible, and driving the most safely possible. Continuiamo il nostro viaggio sul nostro mitico Scania in compagnia e mai da soli su multiplayer Truckers MP. We are in company, we are on our beloved Scania road to Russia. Russia, Russia. Ho la vaga impressione che questo collega crede di essere in Inghilterra. Non sa che nel resto dell'Europa si guida a destra. So maybe this colleague behind of me is thinking that he is driving in the United Kingdom, but he forgot maybe that we are in the rest of Europe here, so he must drive and take the right. So okay, he was overpassing. I know. He wasn't not overpassing, he was just running on the wrong side of the road. Dicevo che il collega virtuale molto probabilmente all'inizio credevo che guidassi a sinistra perché credeva di essere nel Regno Unito, dove si guida al lato opposto, nell'altra corsia. Ma poi, quando è uscito, da come ha imboccato l'uscita, mi sono reso conto che forse il codice della strada è un optional. Maybe the last colleague for the last colleague, the code of the route maybe is an optional, or he didn't know what is. Hello my friend, how are you? Have a good trip and drive safe. Over, bye bye. Sente che è molto giovane.
he was so young. I say him to drive safely. Facciamo un po' di riprese dall'esterno. Oh, è qui. Stavo... ho imboccato io stavolta la strada in malo modo. Now it's me. I'm wrong. I was wrong. Allora qui dobbiamo fare un debito. We have to go do a, come dice Napoli, as we say in Naples, we have to turn the head of the donkey. Ammazzira capucci. Presa male sta curva. Wrong way to turn. Sorry, scusate. Mi sa che stasera sta facendo più gaffio che il collega di prima. I think that tonight I will do more gaff than the colleague before. The navigator voice, because while I was speaking in the other live stream, she was over talking on my voice. Hey bro, I am live on Twitch, Dub Logistica 1, over.
in questo momento l'arietta è fresca, non riesco a leggere quanti gradi ci sono, vediamo un po'. Allora, al momento ci sono 'I didn't was unable to read the temperature, the external temperature.' I was trying to read the on the internal instrument, but I failed. Dovremmo essere ancora in Germania. We should be in Germany. Dovremmo essere in Germania. Eh sì. Sarà un bel viaggetto. Un viaggetto abbastanza lungo. Mi auguro piacevole. This trip will be so long. But I hope it will be more interesting, relaxing. I hope you will enjoy. Thank you for the follow. Thank you for the message. As well, when I am flying, thank you so much for supporting the channel with the bits. Grazie mille per il follow al canale, grazie per i vostri messaggi in chat e grazie per il supporto. Che date al canale con i bit. Thank you everyone, thank you so much, everybody. Everybody, boom. Dun, 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 dun. Everybody, boom, 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 boom. Everybody, brother, need somebody. Everybody need somebody to long, dun, 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 somebody to long. Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Okay. Anybody find me? Somebody to love. Na na na. Thank you, love, thank you so. And we love and cry, Danny.
Have a nice trip, my friend, and drive safely. Live on Twitch, Double Logistica 1. Over, over. Queste sono le famose autobahn tedesche. Quelle che equivalrebbero alle autostrade italiane. We are running on the autobahn. What? They should be in another language, the motorway or autostrada, autoroute. Da settembre poi dovrebbe ricominciare il convoglio della Dranke Transport SRL e l'angolo dei simulatori di Facebook. On September should begin restart the convoy of the two groups on Facebook, Dunkey Transport SRL and l'angolo dei simulatori. Zitto. It's, I know, I will not try to sing, but you will try to sing. Stand, while you stay, sit, and you will not use full voice. This is very, very difficult to hold the note. E voi mi dite, e cosa? Se vedi che trovi difficoltà, state zitto. E ci avete ragione. E ma qua il tempo non passa, altrimenti si dice canta che ti passa.
Come here. I'm not gonna make this song. Wanna make this song. I wanna make this song. Get lucky. Stavo imboccando la strada sbagliata. I was taking the wrong route. I got no room for my bones. Dun, 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 dun. I got no room for my bones. Mm-hmm. I got no room. Mm-hmm. I got no room. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Can I try? Per il momento tutto sembra andare come deve andare. I must repair the truck. Driving.
and open me, man. Open Rana, guys. Open gate, man. Open. Man. Live on Twitch, Double Logistica 1. Wait, don't go. I sent money to Porto. Man! Fuck your family, idiot. We have to ignore this kind of impolite people. Dicevo che non bisogna dare importanza a queste persone così scostumate.
arrivati al primo casello. Primo casello, uno dei tanti qua. We arrived to the base station. One of the most of them. Andiamo un attimo dal meccanico a riparare il camion. Now I go. Repairing the truck before going on. Ah, ma era sull'altro itinerario. Vabbè. No, sta qua. Credo, vediamo un po' l'entrata. The entrance. The entrance. And the other one. On the other street. Thank you.
nostro viaggio. Let's go on. Manca 1185 km, ok. E al termine di questo viaggio avremo guadagnato 100.000 euro. At the end of this trip, we will gain 100,000 euros. Nice. Run to the million. Trempia.
ostacolo. Continua il nostro viaggio notturno in compagnia della musica rilassante. Our night trip goes on with a very relaxing music. I hope it. Lo spero. All'incrocio bisogna proseguire sempre dritto. At the crossroad, I have to go straight on. Bello, si può cambiare anche il meteo. Stiamo andando a consegnare questo bel carico in Russia e guadagneremo
100.000 euro.
la reginetta di tutta Baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. Eri una tipa splendida, in mezzo agli ombrelloni, stringevi nella mano la tua frittata di maccheroni. Buonasera Riccio, buonasera e benvenuto alla live, bentornato, come si dice in gergo, come si va, how are you, come dicono quelli che parlano bene l'inglese. Io qua, tutto sommato, sto facendo un bel viaggetto qua, dove non stanno mancando qualche piccolo inconveniente tecnico, ma sciocchezze insomma. Ottimo. Finalmente sei riuscito ad assistere ad una sessione, diciamo, un po' più night time. La live si vede regolarmente oppure si blocca? Ottimo, insomma anche tu ti stai iniziando a
a divertire con Euro Truck. Mi fa piacere. Euro Truck con gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto veramente un lavoro grandioso. Io per esempio qui stasera devo percorrere all'incirca totalizzando circa 2000 km, però me ne mancano 900. Qual è il tuo camion preferito in Euro Truck? Io li ho apprezzati un po' tutti quanti, e quello che mi ha stupito particolarmente è stato il DAF, l'XF105, perché il 106 poi c'ha più o meno un motore molto simile. L'ultimo camion che hai utilizzato, almeno ti ricordi qual è? È un Iveco, un Renault, un MAN, uno Scania, un Volvone. Io qui sto camminando con questo Scania da 580 cavalli più o meno, e non l'ho potenziato perché altrimenti, diciamo così, come diceva un amico di Facebook che anche lui ha sempre partecipato all'evento, quello lì del convoglio del venerdì, diceva: se tu prendi un camion ed è eccessivamente potente, tu non godi sul fatto di scalare le marce, cioè diventa qualcosa di molto easy, mentre invece lui diceva, per renderlo quanto più realistico possibile, bisognerebbe, diceva, appunto utilizzare mezzi con una potenza inferiore, ed in effetti non ha tutti i torti, perfettamente ragione. E infatti, così facendo, uno sta molto più in attività rispetto a quando uno c'ha 500 cavalloni e poi niente, cioè 500, tipo 730 750 del Volvo, e non c'è gusto. So we were talking with our friend Richo74 about the trucks, the truck he bought while using Euro Truck Simulator 2, and I was seeing that another friend that in past he was in our convoy on Wednesday, he say that a truck very powerful is not so funny to drive.
And he said that the funniest thing is that you can use lower speed gear, and it looks like very real. So our friend Richo 74 says that his first truck is a Mercedes. E ho fatto un po' una traduzione di un inglese maccheronico, che secondo me, se ci mettiamo le polpette sopra, forse si fa qualcosa di di buono. E no, scherzi a parte, ho spiegato un po' quello che avevo accennato prima, e quindi ho detto che dopo tutto il discorso di cui sopra, del fatto del camion con un motore eccessivamente potente, può risultare anche un po' come dire noioso da guidare. E ho detto loro anche qual è stato il tuo primo mezzo, un Mercedes Actros o New Actros, quelli ce ne sono due se non ricordo male. Anche l'Actros, il primo modello, pure mi ha dato delle belle soddisfazioni. Nel frattempo abbiamo varcato il confine russo. We are in Russia. Welcome to Russia. Russia. Come state il tempo lì da te? Oggi qua a Napoli si è respirato un pochettino e le temperature la sera fortunatamente scendono, quindi si boccheggia, e di questi tempi boccheggiare qua è molto molto importante. Scusa, ma per leggere la chat mi sono distratto, non so che danni ho fatto qua. Aspetta un attimo che ora accosto e leggo la chat, che stasera l'overlay non so perché ma non mi funziona.
Allora. Ah, beh, giusto. La da te è un po' complicata là. È una situazione un po' particolare. Sperando che possa risolversi al più presto. Perché qualcosa di abbastanza pericoloso. Volevo chiederti una cortesia. Io ho attivato The Sound Alert. Non è che gentilmente potresti farne funzionare uno qualsiasi, uno di quelli lì gratuito, ovviamente. Ce n'è soltanto uno con i bit. Se ne metti uno qualsiasi così, vediamo almeno se i Sound Alert funzionano. Perché da qualche sera. Perfetto. Grazie. Ok, dai. Perché fino a qualche sera fa ho avuto problemi con il Sound Alert che non mi funzionava, così come stasera per l'overlay, non so per quale motivo non funziona, ma va bene. L'importante è che almeno la live va regolarmente avanti. Devo uscire. E devo mantenere la destra. Ma perde i fotogrammi? La live. Diciamo è guardabile, nel senso che non va sui 15 fotogrammi al secondo. Ah, è... Devo verificare un po' di cose qua perché ho detto stranamente stasera. Non so perché. Ma le cose non è che vogliono andare proprio nel verso giusto. Ok. È una lunga maratona quella di questa sera. Più di 2000 km. Con un carico da un valore di oltre 100.000 euro. Cipolle. Hai capito? Per 17 tonnellate di cipolle vado a guadagnare 110.000 euro. Mamma mia, un affarone. Si boccheggia stasera, anche se comunque un po' il caldo si fa sentire, e mi fa piacere che almeno dalle tue parti
il tempo, insomma il maltempo, si sia fermato, perché sto maltempo sta facendo danni ovunque, pure in Germania la stessa cosa, pure ha fatto un macello. Aggiungiamo un pizzico di saturazione e andiamo avanti. Dici l'autotrasportatore? No, io in realtà faccio altro, però ho la passione per quello che è, diciamo così, la fotografia, il video, la produzione di materiale audiovisivo. E la cavicchio, non sono un bravissimo produttore di questo genere di cose, però tutto sommato, insomma, me la cavicchio abbastanza bene. Lo faccio per passione da diversi anni. Diciamo che mi sono trovato anche fra virgolette in qualche modo mi sono trovato nella condizione di dover iniziare delle attività di produzione di materiale audiovisivo, e vabbè, io lo faccio dal 2006, dalla prima iscrizione su YouTube, quindi sono vecchio, diciamo così, di passione, ma sicuramente non sono una gran penna, come si può, come si direbbe in gergo. Nella cavicchio sono sempre un dilettante allo sbraio. Quali sono i tuoi hobby, se si possono sapere? Vabbè, a me c'è scritto nella biografia fotografia, e vengo dalla fotografia analogica. La mia prima macchina fotografica, o meglio quella di mio padre, era una Canon FT degli anni 70, completamente manuale. E poi nel 2002 ho acquistato la mia prima fotocamera digitale da 1 megapixel, una compattina, che all'epoca la pagai 800 euro, che all'epoca era praticamente uno stipendio intero. E quindi
sono partito da una compattina digitale e poi sono arrivato a alle reflex, le ho provate tutte, incluse anche le mirrorless, e non ti nego che ci sono delle mirrorless che mi stuzzicano la fantasia, che sono le Fujifilm, perché hanno la funzione di simulazione della grana della carta fotografica, ed io essendo reputandomi abbastanza appassionato, poi essendo nato anche con quel tipo di supporto, allora mi piace vedere la simulazione già riprodotta dalla fotocamera piuttosto che crearla in post produzione con Photoshop. Ora leggo un attimo la tua chat, così vediamo un po' cosa è scritto. Allora, ciao Ludovica 0521, benvenuta nel canale. Scusa se non ti ho risposto subito, ma questa sera sto avendo un po' di problemi con la chat. Ti chiedo ancora scusa e ti do il benvenuto nel canale. Allora, e qui con noi ovviamente c'è l'amico Riccio74. Riccio74 qui è venuta in chat in live con noi. Ludovica 0521, mi sembra di parlare alla radio. Come me, anche io sono un po' appassionata di informatica, Riccio. Dal 1996 ne ho assemblati di computer e ne ho anche visti pochi lamentarsi. Ne avrò assemblati oltre una quarantina, fra amici, parenti ed anche PC miei personali, e quindi più o meno diciamo che mastico discretamente l'informatica. Non ho studiato. Ludovica521 ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Ecco, è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Benvenuta, welcome, come dicono quelli che parlano bene. Ludovica, e tu invece che genere, quali hobby hai? Se si possono, se non si passa per persona, come dire, poco delicata. E grazie Riccio. Vedi, devi sapere che la mia voce non è quel granché. Allora, oltre al fatto di dover conservare la voce, perché io durante la settimana normalmente mi faccio 2 ore di live tutti i giorni, tranne la domenica, che farming mi porta via un po' più di tempo, e quindi a volte devo fare 3, 4/5 ore di live. Quindi in questo modo intanto non sforzo la voce, e poi cerco di utilizzare un tono non particolarmente alto e quindi fastidioso.
Ah, anche tu quindi stai giocando a Euro Truck. Che volante hai preso? Io sono possessore di un vecchio Logitech G27. Questo volante lo posseggo da... A dicembre fanno giusto 10 anni che lo posseggo. Gli ho fatto un po' di manutenzione, il grasso nello sterzo, poi ho sostituito le molle della pedaliera perché all'inizio giocavo a Gran Turismo su PS3 e quindi le molle le ho stressate per bene. E poi, insomma, mi sto trovando bene con questo kit volante e pedali. E vabbè, guarda che Ludovico, io per iniziare, anzi quando ho iniziato con il primo volante che ho utilizzato su PS2, sempre per giocare a Gran Turismo, avevo un volante che mi è costato una 50 euro, per cui anche io ho iniziato ad usare cose un po' meno dispendiose. Poi una volta che ho capito che in qualche modo mi stavo appassionando al genere di simulazione di guida, ho preso il Logitech G27 e all'epoca l'ho pagato 299 euro, la modica cifra. Però dissi, visto che ne ho cambiati due perché erano di plastica, perché in realtà nell'arco di un anno avevo praticamente sfasciato due volanti, ma ero io in realtà che non è che li trattavo proprio bene, ma con Gran Turismo insomma è un po' complicato essere dolci, e quindi li ho praticamente sfasciati due, e uno l'ho pagato mi pare una 40 euro, l'altro 50 euro. Poi ho detto, visto che adesso mi sto appassionando al genere, vediamo un po' cosa offre il mercato, e all'epoca c'era il G27, questo Logitech esposto in un GameStop. Lo vidi che era fatto di metallo e dissi, mi faccio il regalo, e quindi a dicembre del 2011 ho acquistato questo volante, e da allora mi ha dato tante soddisfazioni, a parte la manutenzione che ti ho detto prima, non ho fatto altro. Il grasso, beh, quello va sostituito, perché dopo 10 anni di utilizzo, ma non si sa in che anno è stato assemblato, per cui il gioco ne è valsa la candela. E invece tu oppla. Allora, Riccio, invece tu
come giochi ad Euro Truck, con tastiera, con joypad, oppure giochi anche tu col volante? Perché ho alcuni amici che praticamente giocano ad Euro Truck e American Truck con i joypad. E veramente ci vuole un'arte a giocare bene a questi giochi qua, anche se non è che siano, diciamo così, ultra simulativi come Gran Turismo, Forza Horizon o giochi del genere, però comunque richiede una bella praticità. Nessuno da destra, andiamo avanti. Ah, joypad e tastiera, perché io ci ho provato pure il Gran Turismo, queste cose qui più o meno, insomma, dove non richiede una precisione, soprattutto nelle sterzate strette come invece avviene con Euro Truck ed American Truck, preferisco di gran lunga il volante, perché il volante, se settato e compatibile, ti permette di fare anche più di un giro, però ci vuole veramente l'arte, come si dice, a guidare con il joypad. E qualche altro amico mio addirittura, altro amico scusa, usa il joystick. Quando dico joystick, è joystick. Foto, un po' di saturazione, clic, ecco qua. Sino quando se ne va l'audio, perché vengo a leggere la chat. Purtroppo ho un solo monitor, quindi devo ogni tanto fare piccoli saltelli. A parte l'audio che prima è andato via, la live com'è? È sempre abbastanza fluida o presenta problemi di perdite di fotogrammi? Ok,
Bene, siamo entrati, rientrati in territorio russo. No, Lituania. Ah, è vero. Ah, la distrazione qua. Riga, e beh. Oh, meno male, dai, ti ho fatto un po' di compagnia. Mi fa piacere, dai, che ti ho fatto un po' di compagnia stasera. Me l'hai chiesto un sacco di volte. Il venerdì io streamo sempre dalle 10 fino a mezzanotte, quindi 00:00:30. Per cui quasi sicuramente il venerdì ci possiamo tenere compagnia in live. Riccio, mi raccomando, voi rientro a casa, mi raccomando, non guardare le mie live quando stai alla guida, eh? Io lo dico a tutti quanti, a tutti coloro che mi seguono e so che spesso stanno in giro, tanto non vi perdete nulla, poi potete guardare con calma la parte restante della live, così insomma potete vedere cosa è successo dopo. Ok Riccio, vai, buon rientro a casa, buona carica batteria notturna e grazie per essere passato in live e grazie soprattutto per i messaggi, che lo sai, i messaggi valgono veramente tanto, soprattutto quando mi fate sentire e fate sentire a questo streamer piccolo quanto è la punta di un ago, gli fate sentire e mi fate sentire il vostro calore. Thank you. Alla prossima. Ciao. Liscia questa curva, tocca andare un po' più stretti. Alla rotonda, seconda uscita. Tallina Riga, Tallina Tallina Riga Riga. Bella. Qua. So, B
before I was talking about which was the setup while using games like ETS2 or ETS. And I say that I begin my my adventure with two very cheap steering wheels, because I was playing to Gran Turismo on PlayStation 2. So then when I bought the PlayStation 3, after going on playing Gran Turismo, I decided to buy a new steering wheel, but I was thinking to buy one and forever. So when I was in a shop called GameStop, I saw my actual steering wheel. It was exposed in the shop, and it wasn't cheap. It cost 10 years ago 300 euros. So I, during this period, after 8 years, I replaced the spring of the pedals, and I have cleaned it by cleaned all the things, put grease inside the steering wheel, and then in December, it's hard 10 years that I am the owner of a very old and very good steering wheel from Logitech G27. I always apologize for my bad English. I know that is not perfect, I know, but I try to speak with other people that not speak in Italian, and so I apologize for on this, but I am very proud to have you in my big family here on Twitch, and as well on YouTube. Thank you. Grazie a tutti, ovviamente, e mi sono scusato con gli amici di lingua anglofona per il mio pessimo inglese, ed ho spiegato loro. Ronca-basso CZ1 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, benvenuto. O benvenuta, vediamo un po'. Allora, Romka, welcome, thank you for the follow, welcome to the stream, and welcome to the channel, thank you.
So I was talking and saying that I use this steering wheel G27 since 11 years, and it is a very good steering wheel, metal, made of good plastic. The steering is made by metal, and good plastic, similar skin, so good steering wheel. Do you play as well Romka to Euro Truck or American Truck? Siamo quasi arrivati.
are arriving. Quasi arrivati. We are arriving to destination.
Korean soft gaming is only by the logistic one. Il vero soft gaming è solo di Tab Logistica 1. Rilassati, relax. Siamo quasi arrivati a destinazione. We are yet arrived to destination. Destination. No, no, no. Siamo quasi arrivati. Manca pochissimo. Credo, potrei anche sbagliarmi. Manca 120 km, 120 km to the goal. Relax. Ciao, ciao, D3MR85, scusami se ti ho letto con un po' di ritardo, ma purtroppo sto avendo un po' di problemi con la chat in overlay. Ben ritornato nel canale, è un onore leggerti. Come stai innanzitutto? E qui io sto bene e sto quasi per ultimare la consegna qui. Dopo oltre 2000 km percorsi e poi si fa un po' di carica batteria notturna. E domani un altro giorno. How are you? I am very good. I am finishing this mission here. I drove for over 2200 kilometers.
la buona musica l'ascolti solo nel canale di Dub Logistica. The best music you will. Find only on Dub Logistica one channel. Thank you, Romka. FRR Transport. Okay, thank you so much. Sorry for my late answer. I've got any problem tonight here on my overlay chat. Thank you so much for passing here to say hello, for to follow. Thank you so much for your message. Siamo arrivati a destinazione. We arrived at the destination. Sunday.
as well. Links in description. That are link of my social media, and you will find a link where to buy Euro Truck Simulator 2 discounted. So thank you very much for behind a year in life, and thank you so much for watching this video on YouTube. Thank you as well to everyone that follow the channel when I am offline, who send messages, and to people that support the channel sending bits. Anche questo appuntamento settimanale con il convoglio del venerdì è giunto al termine. Come sempre vi ringrazio per essere stati qui in live e avermi tenuto compagnia. Vi ricordo che il video del convoglio è disponibile su YouTube la domenica. Nei link in descrizione, nei video, troverete il riferimento ai miei canali social. E sì, vi va, ho lasciato anche un link in descrizione per acquistare Euro Truck o altri giochi scontati. Vi lascio sempre il link in descrizione. Anche per questo viaggio è tutto. Grazie mille a tutti coloro che si iscrivono al canale, in particolar modo a coloro che lo fanno quando sono offline, a coloro che si iscrivono appunto al canale, quindi che seguono il canale, a coloro che lasciano un messaggio, ma soprattutto a coloro che sostengono il canale con i bit. Come sempre io vi ringrazio, e per quanto riguarda l'appuntamento del convoglio è per venerdì prossimo, salvo complicazioni. Thank you so much everyone, grazie mille a tutti, è stato